Assessore Terzi, due misure di giunta, una riguarda l'efficientamento energetico e l'altra invece un aggiornamento, un'integrazione inerente alla posizione di Regione Lombardia sullo sblocco Italia. Ci spiega? Beh, la prima assolutamente positiva, 30 milioni di euro messi a disposizione, quasi 31, messi a disposizione dei comuni per efficientare gli edifici pubblici che abbiano ovviamente finalità di tipo di uso pubblico. Il bando verrà pubblicato a brevissimo, quindi pensiamo entro la fine del mese, insomma quantomeno per il mese prossimo, avrà una pubblicazione lunga appunto per dare la possibilità ai comuni di prepararsi e di presentare dei progetti assolutamente validi che verranno selezionati e poi finanziati di fatto il 30% a fondo perduto, il 40% a tasso zero e la rimanenza dell'ultimo 30% addirittura dando la possibilità ai comuni di intervenire con delle società private, quindi con delle ESCO che si facciano carico di questa parte. Di fatto un bando importante che non può essere appetibile per i nostri comuni, che così potranno da una parte fare del bene all'ambiente risparmiando di consumare energia e di produrre quindi inquinamento e dall'altro cogliere l'occasione per sistemare degli immobili, pensiamo alle scuole, alle biblioteche piuttosto che anche agli edifici municipali che sono importanti per la vita della collettività. L'altra misura invece che abbiamo portato avanti, che abbiamo presentato oggi, è invece il parere relativo alla necessità della VAS, quindi della valutazione ambientale strategica per quanto riguarda il piano nazionale degli inceneritori. Sapete che Regione Lombardia ha da sempre aperto questa discussione, anche poco serena devo dire, con il governo Renzi rispetto all'obbligatorietà per la nostra regione di ricevere rifiuti, di smaltire rifiuti prodotti da altre regioni. Questo parere ovviamente fa il paio con la contestazione di questo piano. Diciamo sostanzialmente, guardate che così come il piano di Regione Lombardia, anche quello nazionale deve essere sottoposto alla VAS, cioè alla valutazione ambientale strategica, dando la possibilità a tutti i portatori di interesse di valutarlo e di esprimere la loro opinione. Diventa fondamentale, l'ha fatto Regione Lombardia, non si capisce perché non lo debba fare il governo.